adoro l'odore di polvere da sparo al mattino. Ciao amici di Tiro e Ricarica Western, sono Bruce Miller e benvenuti a questo nuovo episodio. Tranquilli, mi hanno sparato a salve, sto bene. Dunque, dopo aver parlato di cowboy load e cariche a salve, ora vorrei parlare di tiro a cera, di come costruirci la nostra cartuccia caricata a cera e questo munizionamento, come è impiegato, e una prova, dopo avercele costruite, provarle indoor come, per vedere come vanno. Le cartucce caricate a cera sono impiegate negli Stati Uniti nel fast draw. Cos'è il fast draw? È l'estrazione veloce. Questa estrazione veloce è regolamentata da federazioni come la CFDI, CFDA, Cowboy Fast Draw Association, e la WFDA, ossia World Fast Draw Association. Queste discipline, il tiratore, chiamato in linea, deve colpire alla distanza di 15 piedi, ossia 4 metri e mezzo, bersagli come palloncini o piastre di ferro, i quali sono collegati a timer che nel momento in cui il tiratore deve estrarre fermano il tempo, quindi tiratori più bravi in frazioni di secondo completano la prova. Da noi in Italia questa disciplina non esiste. Ho contattato il tiratore Howard Darby, che è un campione di queste discipline, di modo da usare alcune delle sue clip per spiegarvi cos'è. Ecco, andiamo a vederle. Vi invito a visitare il suo canale Fast Draw 101 with Howard Darby e oppure cliccare sul video dove usciranno i cartelli su cui iscrivervi. Grazie Howard! Potete vedere quindi che dalla velocità può succedere che uno può sbagliare a coordinarsi e nell'estrarre questo modo si spara una gamba. Quindi da lì è nata l'esigenza di cartucce sicure, quindi la sicurezza più che mai in questi casi, vengono utilizzate cartucce caricate a cera e non essendoci polvere in queste cartucce viene usato un innesco 209. La sola potenza dell'innesco può essere pericolosa in quanto il proiettile viaggia, io non ho un cronografo, però leggendo ho letto che nel 45 Colt, che viene utilizzato nelle discipline di CFDA, quindi Fast Draw, raggiunge i 600 piedi al secondo. Le cartucce si possono ordinare negli Stati Uniti e c'è un mercato molto fiorente, però noi, essendo in Italia, dovendo pagare la spedizione, poi lo sdoganamento, se superiamo i $25, capite bene che paghiamo un capitale per avere questo tipo di cartucce per divertirci in casa. Però, essendo noi tiratori, amanti del fai da te, perché non farcele da noi con la soddisfazione di dire me le sono fatte io? Seguendo queste istruzioni riusciremo a farci la nostra cartuccia e divertirci con il Fast Draw. Dunque, dopo aver visto di nuovo i filmati di Howard Darby, grazie ancora, vi illustrerò i materiali che ci servono per crearci la nostra cartuccia. Nel frattempo vado a fare i fagioli. Ecco i materiali che avremo bisogno per il nostro tiro a cera. Per fonderci le nostre palle a cera utilizzeremo appunto della cera d'api, delle vecchie candele, mozziconi di candele e anche della paraffina. Poi la cera fusa la andremo a versare in questa teglia, vecchia teglia di plastica, volendo se ne può usare anche una di metallo, a un livello di 1,25 cm che ho segnato qua col pennarello, dove fermarmi, di modo da creare un proiettile di cera di quello spessore, di quell'altezza. Avremo bisogno degli inneschi, che sono quelli 209 per il calibro 12, per intenderci, e questa è una versione particolare, i Funny Shot Primers della Fiocchi, che vengono venduti apposta per il tiro a cera. La Fiocchi anche realizza le palle in 38 special in cera per questo tiro indoor. E si può usare anche i fiocchi normali o anche qualsiasi altro di marca
di inneschi, però ho notato che questi sono fatti apposta per il tiro a cera, in quanto, non so se si riesce a vedere, in quanto questo è uno standard 209616, hanno la tendenza a rigonfiarsi una volta sparati, mentre invece questi rimangono diciamo lisci e quindi non vanno a inceppare l'azione del nostro revolver. Poi tutto dipende dalle tolleranze che ogni revolver ha. Ho notato che nei miei tendono a incepparsi. Poi, dulcis in fundo, i nostri bossoli, di nuovo, in 45 Colt, che dovremo andare a modificare in questo modo, in modo da fargli ospitare l'innesco. Quindi abbiamo qua il nostro bossolo che avevamo modificato per il tiro a salve, vi ricordate che l'avevamo marchiato di blu, e questo è un bossolo standard. Andiamo a modificarlo, vediamo come. Andiamo a modificare il nostro bossolo per accomodare l'innesco 209. Ecco qua cosa ho fatto, l'ho rivestito con questo strato di pelle per tenerlo in morsa, di modo da non deformare il bossolo. Poi col nostro trapano con la punta da 5,5 andiamo a bucare qua sopra. Quindi ora abbiamo messo la punta da 6. Quindi siamo riusciti a, prima con la punta da 5,5, adesso da 6,5, a allargare la sede del nostro bossolo. Adesso con la punta da 9 faremo l'invito per metterci l'innesco. Eccolo qua, perché vedete, serve l'invito, perché per passare ci passa, però per farlo rimanere piatto sulla testa del bossolo è opportuno farci un invito. Quindi, sempre stesso sistema, lo fissiamo qua. Punta da 9. Una lubrificata, un pochino di olio sulla punta, allora, vediamo un po'. Ecco qua. Il nostro innesco sta dentro benissimo. Ora, con un po' di carta vetrata, andremo prima da carta vetrata 80 e andremo a togliere un po' di bava che si è formata qua sul davanti. Vetrata del 240, andiamo a darci un leggero ok. Eccolo qua, facile, no? Ok, adesso andiamo a caricarlo. È tempo ora di sciogliere la nostra cera, quindi semplicemente accendiamo il nostro fornello di casa e, regolandolo a media fiamma, andiamo a mettere la nostra vecchia pentola sul fuoco.
E adesso non ci resta che attendere, copriamo, per evitare gli odori, copriamo e aspettiamo qualche minuto. A questo punto la cera, la nostra cera è sciolta e siamo pronti a scoperchiarlo. Ah no, scusate, questi sono i miei fagioli. Adesso è pronta e siamo pronti a andare a versarla. Quindi la nostra cera è sciolta e siamo pronti a versarla nella nostra teglia. Andiamo a versare fino a raggiungere il nostro livello. Ora non ci resta che attendere che si solidifichi. Dunque, nel frattempo la cera si è solidificata quasi, questo è il momento giusto in cui non è del tutto solidificata e nel frattempo i fagioli si stanno cuocendo, ma questo è il momento giusto con cui fare le nostre pallottoline di cera. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dei nostri bossoli che abbiamo modificato nel frattempo e li andiamo a pressare sopra. Abbiamo realizzato quindi la nostra carica a cera. Resta che ripeterlo con tutti gli altri bossoli, ossia di pressarli dentro a questo modo, continuare a pressarli dentro per realizzare le nostre cartucce a cera. Poi, infine, per innescarlo, non ci resta che prendere i nostri fiocchi Funny Shots e non ci resta che semplicemente infilarcelo dentro così. Bene. Adesso io continuerò nel frattempo a pressare dentro i bossoli e una volta finito ci vediamo per la prova di tiro, questa volta indoor. Eccoci per la prova di tiro indoor. Mi dirai, Bruce, ma quanto parli? È prima il pistolotto della CFDI, come farle? Trapanare? Spari o no? Sì, adesso spariamo. Però, come sempre, ci mettiamo gli occhiali, che non si sa mai, e ci mettiamo le protezioni per le orecchie. Sicurezza sempre. Dunque, la pistola è caricata cowboy load, quindi camera libera, è già il terzo video che ve lo dico, e adesso andiamo a sparare. Rock and roll. Ammazza. Ammazzate! Dopo le lattine, che abbiamo visto com'è divertente spararci, spariamo adesso i palloncini. Come sempre, stiamo attenti, valgono le regole del maneggio. Ah, altra cosa importante, arieggiare la stanza, perché i vapori degli inneschi sono abbastanza tossici, quindi arieggiare tra una sessione e l'altra. Poi la cosa divertente è che possiamo recuperare i nostri proiettilini a cera o per riutilizzarli nei bossoli o li possiamo riutilizzarli in questo modo, vediamo, ricamerano dentro perfettamente, oppure se fossero più laschi li rifondiamo per la prossima volta. Dunque, chissà a che punto sono i fagioli. Dunque, ci rivediamo per le considerazioni finali. Bene, abbiamo visto allora come funziona il tiro a cera e cosa bisogna fare per crearci le nostre munizioni. Dunque, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ed è la prima volta che mi vedete. Io sono Bruce Miller. Poi, se avete qualcosa da aggiungere nei commenti, ben volentieri, sapere quello che ne pensate. E che altro? Ah, già, dimenticavo. Non mi resta che mangiare i fagioli. Ci vediamo al prossimo video. E
I fagioli comunque erano uno schifo.